Qui adesso vi parlo dell'esperienza della Comune di Bagnaia, che esiste dal 1979 e che nasce da due realtà comunitarie precedenti, anzi da due comuni precedenti, e quindi da una comune che si trovava vicino a Siena e una comune che si trovava nel Grossetano, le quali si sono conosciute e hanno poi messo in piedi la realtà della Comune di Bagnaia. La nostra storia risale sostanzialmente, considerando anche la storia dei due comuni, a 68, 69, 70, quindi agli anni in cui noi giovani si è cominciato a pensare la possibilità di rivoluzionare il mondo, e si cominciò poi a praticarlo, certamente non rivoluzionando il mondo, ma almeno rivoluzionando noi stessi. E questo è quello che è avvenuto. Nella realtà della comune di Bagnaia vige un principio fondamentale, cioè la assoluta sfiducia e mancanza della proprietà privata. Di conseguenza noi abbiamo messo tutto nel comune, nessuno di noi è proprietario di nulla, tranne forse dei vestiti che portiamo addosso, dico forse perché di tanto in tanto ce li scambiamo, e il motivo è legato al fatto che abbiamo individuato nella proprietà privata una delle ragioni della divisione tra gli uomini. Quindi noi abbiamo pensato che fosse possibile superare queste divisioni soltanto rinunciando alla proprietà privata. Molti di noi hanno venduto le cose che avevano, hanno messo tutto quanto insieme, mettono tutti quanti insieme i loro redditi, indipendentemente da quello che si guadagnano, e vi è l'obbligo ovviamente da parte di ciascuno di noi di fare la propria attività e farla nel modo migliore possibile. E molto spesso sono proprio coloro che lavorano in campagna, che si prendono cura del fotovoltaico, che si prendono cura del riciclaggio dell'acqua, che si prendono cura degli impianti di biomasse, quindi praticamente le due caldaie a biomassa che funzionano e che danno energia termica a tutto il complesso della Comune di Bagnaia. E poi ci sono le persone che lavorano all'esterno, i quali ovviamente mettono interamente il loro stipendio e nello stesso momento anche cooperano insieme con coloro che lavorano all'interno nella gestione degli spazi collettivi. Le scelte vengono fatte esclusivamente nella assemblea, noi ci riuniamo tutti lunedì sera e condividiamo le questioni che riguardano la vita della comune, e anche le scelte che dobbiamo compiere insieme. Pratichiamo il metodo del consenso, quindi, che significa che se qualcuno di noi o anche uno solo è contrario, si sospende la decisione, si cerca di arrivare ad un accordo attraverso l'organizzazione di piccoli gruppi, e quando ovviamente finalmente giungiamo ad un accordo, a quel punto c'è la possibilità di avere effettivamente il consenso. Il blocco è previsto solo nel caso in cui siano messi in discussione i principi su cui si basa la comune. Noi siamo una comune e non siamo una comunità, su questo noi ci teniamo perché c'è una grossa differenza. Ci sono le comunità terapeutiche, ci sono le comunità culturali, le comunità religiose, le comunità spirituali, eccetera, eccetera. Noi siamo una comune non solo nel senso che condividiamo ogni cosa, in termini di beni materiali e in termini anche di decisioni, ma anche perché abbiamo sempre voluto sperimentare forme alternative del modello familiare di esistenza. Questo ovviamente non significa che non vi siano le coppie, che non vi siano le famiglie, ma vi sono soltanto per decisioni autonome ed individuali e non perché è prevista all'interno della comune la partecipazione come famiglia. Alla comune si partecipa individualmente, tant'è vero che ciascuno di noi ha una propria camera, quindi può succedere benissimo che persone che vivono insieme anche da molto tempo decidono di separarsi e di continuare a vivere all'interno della comune avendo poi altre relazioni sia all'interno sia all'esterno. Il tema dei figli si discute ovviamente sempre all'interno della comune, di ciò che i genitori intendono fare in relazione ai figli, la comune dà il proprio parere, ma poi la scelta definitiva spetta ai genitori naturali. Inizialmente non era così, inizialmente nella comune era la comune che decideva anche per i figli. Poi abbiamo visto che ci sono stati dei problemi anche piuttosto grandi perché i figli poi se la prendevano con la comune e non con i genitori, e di conseguenza abbiamo pensato che forse l'idea doveva essere corretta, per cui è sempre stata lasciata ai genitori, diciamo dagli ultimi 20 anni, la possibilità di scegliere tra diverse opzioni. Possiamo dire questo della Comune di Bagnaia: noi siamo inseriti nel territorio in vari modi, ma partecipiamo per esempio a numerose attività di
carattere associativo. Così come siamo stati fra gli animatori del Mercatale, del comune di Sopicini, uno dei primi che è sorto nella provincia di Siena, e attualmente della Bottega di Stigliano, che è una realtà nella quale si arrivano ovviamente prodotti a chilometro zero e vengono autogestiti dai soci che fanno parte della bottega, e noi come comune vi partecipiamo direttamente. Facciamo parte di una società di mutuo soccorso per poter aiutare anche dal punto di vista concreto persone del luogo e anche per progetti di carattere internazionale. Abbiamo organizzato incontri di carattere internazionale fra palestinesi ed israeliani all'interno della comune. Il prossimo anno riprenderemo questo tipo di attività. Per questo motivo abbiamo ricevuto il premio da parte del Gen Europa nel 2008 in quanto ecovillaggio particolarmente impegnato nell'attività sociale. Abbiamo poi portato avanti diverse altre cose, per esempio facciamo parte dell'associazione Radici Boreali, diciamo che l'associazione Radici Boreali viene ai bagnai a fare tutte le prove, quindi di fatto c'è una specie di osmosi, che fa recupero del patrimonio culturale contadino. Abbiamo aperto adesso il cinema all'interno della comune, che ovviamente accoglie anche una serie di persone che stanno direttamente sul territorio, e tante altre cose. E le persone che ci vogliono conoscere sanno dove siamo e vengono da noi. Organizziamo una giornata ogni due mesi, che è come giornata aperta. Poi se vi sono persone che intendono partecipare alla realtà della vita della comune, possono venire da noi come woofer, eventualmente come per una settimana o per due settimane, e se la relazione ha la possibilità di continuare, allora a questo punto la conoscenza si fa più intensa e si può arrivare all'anno di prova, perché noi abbiamo un anno di prova prima di accettare la persona all'interno della realtà della comune. L'anno di prova serve per uno scopo molto preciso, perché vivere nella comune non è facile. Non è facile nel senso che bisogna imparare a smussare gli angoli e soprattutto bisogna imparare a comprendere l'altro. La tecnica fondamentale alla quale noi cerchiamo perché non sempre siamo bravi in questo, anzi talora non siamo bravi, abbiamo avuto bisogno anche dell'aiuto di Eva e anche di altri specialisti che ci abbiano aiutato a superare situazioni di difficoltà. Noi cerchiamo di applicare non soltanto la comunicazione ecologica e la facilitazione, ma cerchiamo di portare avanti anche l'ascolto profondo. Quindi tecniche che ci permettono di capire l'altro prima ancora di rispondere. Capite bene che questo diventa difficile, soprattutto là dove non ci si conosce abbastanza. Per cui l'anno di prova è fondamentale da questo punto di vista. Ciascuno di noi riceve mensilmente una paghetta, diciamo che coloro che lavorano all'interno della comune e quindi fanno l'agricoltore ricevono 165 euro al mese, coloro che lavorano fuori ricevono 180 euro al mese. Adesso ci hanno riconosciuto a noi insegnanti, perché abbiamo bisogno di qualche vestito un po' più decente, 30 euro di bonus di tanto in tanto. Ora il problema, la cosa interessante è che per la maggior parte di noi, non per tutti a dire il vero, per la maggior parte di noi non si sa nemmeno come spendere questi soldi, perché all'interno della realtà della comune praticamente c'è tutto, quindi non c'è bisogno di fare altro che darsi da fare e avere quello che ovviamente ti serve, perché noi produciamo quasi tutto dal punto di vista alimentare. Quel po' che noi non produciamo è perché siamo pigri e non lo vogliamo produrre. Avremo la possibilità e le competenze di poterlo fare, tipo per esempio i saponi, tipo per esempio il pane tutti i giorni, tipo per esempio i biscotti tutti i giorni, eccetera. Il pane si fa quasi tutti i giorni, ma si compra anche fuori. I biscotti si fanno di tanto in tanto, ma in realtà si comprano fuori. I saponi e i detersivi si prendono fuori, nonostante potessimo farli noi. Abbiamo una sala dell'arte, abbiamo anche alcuni che si dedicano all'abbellimento, no? Della comune. C'è Guerino, in modo particolare, che fa lo scultore. Abbiamo anche i cestisti, che non sono quelli che giocano a basket, ma che fanno i cesti. Abbiamo anche dei pittori, delle persone, dei membri della comune che si incontrano regolarmente per poter imparare e affinare le proprie conoscenze nell'ambito del disegno e della pittura. E tutto questo all'interno della comune contribuisce alla bellezza dell'ambiente. Abbiamo anche chi è particolarmente appassionato di giardinaggio, per cui se voi venite adesso qua una tavolozza di colori, no? C'è un po' di tutto, no? È veramente molto bello e gradevole vedere il tutto intorno alla realtà della comune.
possiamo dire che i lavori tra uomini e donne tendono ad essere completamente uguali, cioè anche le donne utilizzano le macchine complesse per intenderci, non soltanto gli uomini, e dall'altra parte il lavoro fisico viene fatto in misura uguale, anche per quanto riguarda i lavori domestici, fra uomo e donna. Siamo una comune certamente ricerca una propria identità di carattere sociale, di carattere etico e di carattere culturale. Questo ovviamente non significa che persone della comune non possano portare avanti percorsi che ritengono più opportuni, per esempio percorsi di carattere meditativo, ma non è lo scopo della comune. Lo scopo della comune è uno scopo di carattere alternativo rispetto al sistema capitalistico che ci circonda. Grazie.